Ma come, Rosanna? Lasci i nostri ospiti senza vino. Oh, ma non vi preoccupate, continuate a mangiare. Ho una riserva straordinaria. Ecco qua, brava la nostra Rosanna. Don Circostanza, il nostro amministratore. No, tu niente, perché... Le terre di Don Carlo Magna non appartenevano più a costui. Se le era ricomprate per 4 soldi l'impresario. 3 anni prima, quando l'impresario era arrivato dalle nostre parti, nessuno sapeva chi fosse, né dove fosse nato. I vecchi proprietari di terre in principio lo guardavano con disprezzo, si rifiutavano di trattare con lui. L'impresario li aveva sottomessi uno ad uno e non ci fu più affare importante nel quale egli non la spuntasse. Per spiegare quel rapido arricchimento di cui tutta la contrada parlava, si disse: l'impresario ha scoperto l'America dalle nostre parti. E adesso che siamo a metà strada, secondo il rito, col permesso dei padroni di casa, scendiamo in giardino. Ma sì, andiamo tutti in giardino. Con piacere. Chi non pisce in compagnia è un ladro o una spia. Un pasto. Grande verità. Grazie. Il timballo era memorabile, proprio all'antica. Ah, che pratica. Hanno gradito tutto, mi sembra. È andato tutto bene? Quello si avvicina a Don Carlo Magno con un cappello in mano e gli fa con un filo di voce: vada la carità, sono 3 giorni che non mangio. Don Carlo lo guarda bene in faccia, fa un rutto e gli risponde: beate i moschiata. Viva le mie fontamaresi! Ma cosa sono ste facce scure? La morte dell'asino, se la piagne lo padrone. Siamo qui per consegnare una supplica allo podestà, se non gli disturba la digestione. La supplica me la dovete portare al comune, non a casa. E allo comune non c'è stavate. Noi siamo venute qua a cercare giustizia contro un prepotente. Ecco perché siamo venute. Sentiamo, chi è questo prepotente? Chi è? Esso. Voi. Ho capito. È per quella storia dell'acqua, sì, eh? Sì, l'acqua no! L'acqua di Fontamare! Non vi sbagliate. Sì. Nessuna prepotenza. Con il nuovo governo prepotenze non ne possono più succedere. È legale. È legale levarci l'acqua che c'è da bere? Voglio parlare. Ma voi donne non potete capire. È l'interesse superiore della produzione. Che cos'è? Che vuol dire? Che è sta produzione? L'acqua serve a quei proprietari che possono dedicare più capitale alla terra. Ah, i capitali. E che ce ne importa a noi dei loro capitali? Ma basta, basta. Queste chiacchiere. Attendo che voi bruciamo la villa, quando è per Dio. Non teniamo diciamo paura. Avete capito? Queste donne hanno ragione. Esse non vogliono andare contro la legge, ma come loro diritto fanno appello all'autorità. Ma non si rivolgono solo al capo del comune. Si rivolgono al filantropo, al benefattore, all'uomo che ha voluto diventare un figlio della nostra terra. Bravo, Don Circostante. Se si può venire ad un accordo, io sono pronto. Don Circostante, voi siete sempre l'amico del popolo. Grazie. Quando siete bello, Don Circostante, Ma no. Come possiamo fare senza di voi, Don Circostante? Però carta canta e villan dorme. Teniamo qui l'unotaio, andiamo nel suo studio e mettiamo nere su bianco. Andiamo subito dall'unotaio. Ma noi non sappiamo scrivere. Queste donne sostengono che la metà di ruscello non basta per irrigare le loro terre. E no che non basta. E allora niente accordo. Un momento, fatemi finire di ragionare. Esse vogliono più della metà. C'è sta solo un accomodamento possibile. Lasciare al podestà i 3/4 dell'acqua dello ruscello. Un momento, mi volete far finire? I 3/4 dell'acqua che rimangono saranno per i fontamaresi. 3/4. Così gli uni e gli altri avranno 3/4 a testa, cioè un po' più della metà. Io capisco che la mia proposta vi danneggia, ma noi facciamo appello al vostro buon cuore di filantropo e benefattore. Va bene. Mi sacrifico. Vogliamo preparare la scrittura? Se occorre, se volete, io posso anche scrivere. No, se ci sta qualche cosa da pagare, io non pago. Non paghiamo.
Se non ci sta niente da pagare, vuol dire che è un imbroglio. E se ci tieni, tu puoi pagare. Io non pago manco se mi cercano. E allora state zitta, no? Zitta tu. Possiamo incominciare. Davanti a me, notaio Navezzane. Buongiorno, avvocato. A che punto sta quella pratica mia? Naviga, naviga. Avvocato. Oh, Berardo. Quanto tempo è che non ci vediamo? Che sei venuto a fare in città? Sapete, hanno sempre detto che Berardo Viola morirà in carcere. Oggi è venuto il giorno per andarci. Oggi finalmente è venuto l'occasione per andarci con la coscienza tranquilla. Vabbè, però, ma non c'è fretta. Buongiorno, avvocato. Oh, buongiorno, saluto me Nicolino. E vabbè, queste cose si possono discutere con calma. Vieni a casa, ti offro un bicchierino di rosolio. E su, vieni a casa. Tu ce l'hai con me per quella terra che ti ho ceduto? Voi ce l'avete con me perché mi avete imbrogliato. Assettati su, avevi firmato una cambiale. Io ho firmato una cambiale. Ma voi mi avete dato una terra che era pietraia. E l'un primo temporale se l'ho portata a basso. Ma perché pensi sempre alla terra? Ci sono tanti mestieri. Ma come caspita te l'hai a dire? Voi siete avvocate e state dietro a ste carte, ma io sono cafone e voi la terra. Sei giovane, finirai per comprartela. E con quali soldi? Quei soldi che non tengo? Ho capito. Tu vuoi che ti aiuti a cercare un lavoro ben pagato. Si può vedere. Avvocato. Si può vedere. Perché se no finisce malamente. Io finisco in carcere, ma voi finite allo Camposanto. Se ti ho detto che mi interesso, ti ho detto che oggi stesso scrivo a Roma. Ho amicizie a Roma. A Roma? A Roma, magari. Io non sono stato capace manco di arrivare a Camarese oggi. Certo, Roma sarebbe... Intanto sai il bosco su? Ti do il permesso di prendere la legna. È legna buona, tu sei forte. È roba tua. Tu solo ti sai arrampicare lassù. Va bene. Però la legna finisce, eh? E che ti importa? Dopo ti mando a Roma. Ci conto? Contaci. Matale, tu ci si capite niente per l'accordo? Nemmeno una parola. E che si è firmata a fare? E scusi, che dovevamo fare? E perché... che ne so, avete fatto tutto voi altri. Si capisce. Meno male che era gratis. Fammi via, fiata. La casa. Faustina, come si dice che ce l'avevamo fatta? E cammina, ya, dai. Un altro po' che stiamo alla casa. Con pazienza. Capa tutto già sta Dio, che padrona Ranuciela, o lu principe Turlonia, che padrona la terra, o li guardia lu principe, o li cana li guardia. E poniendo, è chiuso ancora niente, e poniendo, è chiuso ancora niente. Sotto tutta in chiara terra, stanno all'urto marito a fuga, sotto tutta sotto all'anno, i capone questo è tutto. Cara Berardo, se ti hanno cercato la tessera, significa che c'è sta la guerra. Solo con la guerra ho sentito parlare di tessera. Perché? A te non ti hanno scritto che c'è bisogno della tessera per farlo scarpare. Per tutto il lavoro mo ci vuole la tessera. Questo vuole un nuovo governo, cara mia. Hai visto? Se c'è un nuovo governo, vuol dire che c'è la guerra. Solo la guerra scaccia i vecchi governanti e fa venire quelli nuovi. Sentite, tengo una bella notizia. Quello che volete... Una bellissima. Ma per me è una vera e propria prepotenza. Pure per te? Ma che c'entra lo governo con i cafoni che lasciano la casa e vanno a cercare un lavoro fuori dalla propria regione, eh? Che c'entra? Scarpò. Oh. Non sta a parlare male dello governo. Perché? Perché? Perché c'è sta una grande riunione in città per sentire le decisioni di Roma sulla Fucina. E a noi che ce ne importa? Come che ci importa? Levano in terra lo principe, le danno a chi lavora e non ci importa? Hai sentito? Ma chi te l'ha detto?
Tutti lo dicono. Li sono visti con gli occhi miei i manifesti della riunione. La terra dell'Ufficio. Ma quella è terra... terra di prima classe. È capace che... che tu sembri un sacco di grana. Beh, poi ne raccoglie 30 sacchi. È terra fina, terra grassa. Non ci trova una pietra. Ma mazzon, poi che danno proprio a noi altri. Ma che dici? Tutta terra piana. Allora parla dell'alluvione. Ma che dici? La terra fertile la danno a noi altri. Bra. Non è che è una delle solite fessarie tue? Che stai a dire, bra? Lo so visto con i miei occhi, lo so sentito con le mie orecchie, lo so sentite. Bra. Andiamo, Maria, la bella tutto quanto, va! Tu, bra! Allora si mangia la bella! Salute! Bella, nuovo governo, forza la bella! Ma io ancora non ci credo, perché la gente politicante non è che... Ma è tutto bene! La domenica seguente vennero a prendersi col camion per portarci alla Dunato. Ci dissero che il governo aveva deciso di togliere il latifondo dello principe d'Orlone e distribuire le terre ai contadini. A noi, abituati a spezzarci la schiena sulla bara zolla di montagna, la fertile piana dell'Ufficio sembrava la terra promessa. Così dimenticammo per un momento le preoccupazioni per l'acqua e anche Berardo si lasciò trascinare dall'entusiasmo generale. Guarda che bella terra! Pare in un giardino! È terra grassa! È terra abbastanza per tutto! Stavolta però non ci dobbiamo far incantare, ci devono dire quanta terra ci tocca a persona, come la dividono e quando ce la danno. E però potevano scegliere l'altro giorno. E non è stagno che è cominciato da sera. E che ne sa lo governo quando si semina e quando si trebbia? E chi ci crede che danno lo fucile proprio a noi? Ci hanno sempre riso in faccia. Voi state sulla montagna, trovatela sulla montagna la terra. Da quando campa hai sempre sentito la stessa canzone. Umba! Però stavolta loro ce la mandano a chiamare! E allora vuol dire che ce l'ha la terra! È l'uero! Cantate l'inno! Sono le istruzioni! Lo contadino entrando in città deve cantare e manifestare segni di entusiasmo! Ma vattene! Canteremo l'inno quando ci darà la terra! Bravo! Ma magari potremmo cantare l'inno di Sant'Rocco, nostro protettore! Sì, ma Sant'Rocco, nostro protettore e salvatore! Cantiamo! Sant'Rocco! Questi uomini con la camicia nera noi li conoscevamo. Erano dei poveracci pure loro, ma poveri di una razza speciale, senza terra e senza mestiere, nemici della fatica. Sempre erano stati al servizio di chi comanda e sempre lo saranno. Anche tu, là, là, tutti là, forza! Avanti, spicciatevi, gli altri già stanno tutta la piazza. Ma noi siamo venuti quando ci avete caricato. Siete qua per la processione o per la donata? E quello è Santo Rocco. Sta con noi perché è lo protettore del fondamare. Ma voi siete qui per la donata? Noi siamo qui per la questione dello fucile. Leva sto Santo Rocco. Prima di tutto siamo qui per la manifestazione. Ma levate mezzo di questa goccia di morto. E va poi. Voi con lo Santo Rocco e noi con lo Santo Manganello. Vergognatevi! Vergognatevi! Volete rovinare tutto! Vabbè, va, basta! Voi compromettete gli accordi tra le autorità e il clero e vi state a scavare la fossa con le vostre mani! Sono dei provocatori! Adesso ci hanno tarato per le capelle! Sono dei provocatori! Adesso basta! La lezione che si meritavano gliel'avete data o no? Date a Cesare quello che è di Cesare. Inquadra sti cialtroni e portalo in piazza. Va bene, andiamo, forza. Via, forza! Sì, ma vedo dove ci è data la chiesa, quella che è della chiesa, di è. Ci hanno provocato, capito? Non abbacci, ci hanno provocato loro! È bene, è vero, ci hanno provocato, non abbacci, ci hanno provocato. Appena siamo arrivati hanno cominciato a piastrima San Rocco. Oh, calma. Voi però, donna abbacci, quando venite al paese? Abbiamo bisogno di parlarvi, dei vostri consigli. Avete visto quello che succede poi? Avete visto?
aspetti, su, smontate la radio. Forza, voi altri, sprecatevi con quel che hai detto. Avete capito sì o no che è finito? Ma che state a fare qui? Andate via. Tornate alle case vostre. Tornatevene al paese. È inutile che rimanete qui. Siete liberi, come ve lo devo dire? Ma come siamo liberi? Chi state? È il ministro, è le terre dello Fucino. Allora, questo è finito. E se volete potete fare un giro in città. Però tra un'ora dovete essere partiti. Ma allora che c'è ne te? Beh, ma ecco, che stai a raccontare quello? Chi ce l'ha mandato a dire? Andiamo a sentire con i recchi nostri, andiamo al municipio, Andiamo a sentire. Guarda. Quando volete scommettere che se ne stanno tutti là a mangiare e bere la faccia nostra? Ma te lo dico io, per me non c'è sta per altro. Vediamo quello che succede, Ma vediamo se succede. Ma te pare che lo ministro pensa a noi, cappone sotto la parete? Adesso vediamo. Vediamo, ci siamo tutti quanti? Sì, ci siamo tutti. Allora entriamo, Entriamo. Forza, dai. Entriamo, cosa te pare? Che volete? Maresciallo, vogliamo parlare col signor ministro. Sgomberate! Guardia! Ho finito tutte dentro! Avanti, avanti! Ma come? Siamo tutti qui! E qua non ci muoviamo, hai capito? Vogliamo parlare col signor ministro! Con ministro! Fermi! Vogliamo il ministro! Fermi! Non toccate i fontamaresi! Sono amici miei! E io rispondo di loro! Bravo, don Circostanza! Berardo, caro. Siedano, siedano, amico tuo popolo. Certo. E allora fateci parlare col signor ministro. Il ministro è purtroppo ripartito, un impegno urgente, un affare di Stato. E per la questione Trofugio, che avete, che state deciso? Ah, se per questo c'è chi mi può dare tutte le spiegazioni. L'amministratore del feudo in persona. Come no, come no. La questione è stata risolta in modo soddisfacente per tutti. E allora perché stamattina non siamo stati chiamati a discutere? Perché ci hanno tenuti in piazza, eh? Perché? Ma siate ragionevoli. Il ministro non poteva parlare con 10.000 contadini. Certo, noi altri non poteva parlare. E allora ha scelto un vostro rappresentante. E chi è il nostro rappresentante? Ma che diamine, eccolo, don Circostanza. Come sono state divise le terre, don Circostanza? Le terre non saranno divise. Non saranno divise? Come non saranno divise? Ma che caspita le dici? Perché? Ma che è questa novità? Si è sempre detto lo Fucino che lo coltiva. Infatti, il Fucino deve andare a chi lo coltiva. In altre parole, a chi ha i capitali necessari per coltivarlo. Per coltivarlo. E adesso scusateci, ma abbiamo una riunione molto importante. Addio Fucino. Ma come addio Fucino? Non ci sarà sempre lavoro per tutti. Anzi, più di prima. Per migliaia e migliaia di bracci il lavoro ci sarà in tutta la stagione e non mancherà mai. Certo, non andiamo bene come fittavole, ma come bracciante sì. Circostante. Il lavoratore sarà sempre protetto. Sì, sempre protetto. E adesso andate a casa. E insomma, come sta tua moglie? Bene, grazie, don Circostanza, mi penso sempre. Però sei sempre tu che mi dai pensiero. L'amico tuo popolo. Casa, andate a casa, ci penso io, andate a casa. Arrivederci, don Circostanza, arrivederci. Salutamelo re. Giacchere, le fatte, ci vuole maccaroni per imbire la pancia. Cari Giovanni, questo lo fa. Che acqua fresca leggera, da per loro è niente per noi. E mo che gli raccontiamo le donne quando torniamo a Fontamara? Che siamo calate come le lupe e ritorniamo alla casa come le pecore? Sempre pecore sarebbe. Scarpone, ma ragiona con la coccia. Sì, con la coccia. Ma che volevi fare? Non l'hai visto quanti carabinieri stavano sulla piazza? Si capisce che stavano là. Velo coro mio, mio. Se va zambata. Visto, mo siete verti. Feste dappertutto da ste parti. E a Fontamara, eh? Hai ragione, però, è proprio uno schifo. Avete ragione. Non si può andare avanti a sta maniera. Voi non mi conoscete, ma io sono uno che la pensa come a voi altri. Non basta parlare male contro il governo, bisogna fare qualche cosa. Questo che vuoi? Ma chi sta a parlare male del governo? Basta che vi guardo dentro l'occhio e vi capisce. Venite qua. Sentite, venite, venite qua. Vi piace far qualcosa, no? Mi mancano le mezzi, mi mancano le armi. Ma le armi si può trovare. Basta cascare sulla persona giusta. E voi siete fortunati. Avete trovato chi vi può dare una mano. Noi non abbiamo bisogno della mano di nessuno. Vogliamo essere solo lasciati in pace. Ma mettetemi alla prova e faccio vedere chi sono. Aspettatemi in un quarto d'ora, vi porto quello che ci vuole e fa saltare in aria mezza città.
Sai che ti dico, ma vatti a fare una camminata, va. È meglio, va. Come volete, sì. Ma se vi serve un amico, io sono sempre a vostra disposizione. Tu ci credi a ste cose? Uno vestito a quella maniera a disposizione di Gafone. Papà, sì, queste cose non le sono mai viste. Bravo, che l'hanno poliziotto, un agente provocatore. E che mi dici che tu non sei il suo compare? Ma fai bene, non ti fidare di nessuno. Ma un consiglio ve lo do lo stesso. Piate subito la via della campagna. L'amico è andato a cercare rinforzi. Se vi incontra, vi sbatte dentro. Perché? Che abbiamo fatto? Trasgressione, la diffida di lasciare la città dentro un'ora. Aggressione, manifestazione sediziosa e minaccia. Ah. Che vogliamo fare? E che ne sai? Insomma, tu che dici? A tutti quanti, che volete farlo? Verrà, quella che fai tu è sempre fatta. Ma ce ne verrà. Ce ne vogliamo andare. Ti saluto. Il giorno seguente, i cantonieri ripresero a scavare il fosso che doveva portare la nostra acqua nella terra comprata dall'impresario. Questa volta nessuno tentò di ribellarsi. Lavoravano sotto la protezione delle guardie, come per dimostrare la cattiva coscienza di chi li aveva mandati. Litro e quarto. Secondo me, Marietta, forse saranno i tre quarti della luna, delle fasi lunari. Nel senso che l'Uruscel deve irrigare le terre dei Fontamarese per tre fasi di luna e le terre dell'impresaria per altri tre quarti. E così di seguito. Zompa, ma che stai a dire? La luna, lo sole. Ma perché vuoi imbrogliare di più la faccenda? Tre quarti all'impresario, tre quarti a Fondamare. Io c'ero, non vuoi sapere più di me. Cioè, metà e metà. Metà e metà. Certo però che avete fatto una grande confusione, voi altre femmine. La confusione, è meno male che ci siamo andate. Se no ci andavi tu, Michele Zump. Io vi dico che con l'autorità non si deve discutere. Marco, l'impresario ci sta a rubare l'acqua e noi non dobbiamo manco discutere. Senza discutere, mettete il fuoco alla conceria e lui vi riderà l'acqua senza discutere. E se non vuole capire, gli mettete fuoco allo deposito delle legname. E se non gli basta, gli fate saltare la fabbrica da limatone con una mina. E se continua a non capire, gli mettete fuoco alla villa, di notte, quando dormo con la sua moglie. Solo così riavrete l'acqua. Abera, tu dici sempre, fate questo, bruciate quest'altro. Ma tu che fai? Allora tu volessi domandare, tu che hai fatto per me? Quando mi hanno levato la terra a me, tutto quanto voi, che avete fatto? A me l'acqua non mi serve perché io non tengo terra da riga. Io vado sopra la montagna a scurtica. Devo pensare ai fatti miei. Non so chi è un uguaglione. E voi, svegli. Sì, ma speriamo che ci prenda. Sono ladri. Ci pagano 4 lire. L'importante è che c'è sta l'acqua per i fagioli miei. Gli altri, come ne importa? Pozzano pure crepare. Oh, è inutile che mi guardate con gli occhi storti. Ognuno deve pensare ai fatti suoi. Che hai detto tu, papà Sist? L'ho sentito buono. Guarda, Giovanni, che hai sentito buono. Gli altri possono crepare. Pozzano pure crepare. No. Da crepa prima tu non è da addosso. La rabbia che portavamo dentro di noi a causa dell'acqua cominciava a produrre i suoi effetti. Quando c'è la fame, i Gafoni hanno sempre avuto un solo scampo: divorarsi fra di loro. A Fondamare non ci stavano più due famiglie che si parlavano in pace. Recchiuta! Recchiuta! Che è sta? Allora dammi la padana che stava recchi, andiamo! Quali padane, che stai lì? La padana che stava là, ladra! Ah, chi si è detto ladra? Cina, che t'hanno visto tutte, tutte t'hanno visto! Cala che t'ha portato la faccia! Aspetta!
faccio vedere! Mari! Mari! Che ci metto tu la padana che stai parendo? Brutta tanzone, eccomi qua! Ah, eccomi qua! Lato, ma... Ah, taccito! Taccito! Su, siete calmi! Io ti ho che mani! E chi non sceglieva la via della rissa e della rabbia ricominciò a rinchiudersi nel piccolo mondo delle proprie finzioni e ipocrisie. Eravamo tutti poveri, ma nessuno come Baldissera lo Scarparo. Lui soffriva che si risapesse. E così ogni domenica riprese ad allontanarsi da Fondamara e a tornare verso sera con uno stecchino in bocca e traballante, come uno che ha mangiato carne e bevuto fino all'ubriachezza, per apparire uomo in grado di spendere e di togliersi i capricci. Niente fidato la gente nera a Baldissera. Niente fidato la gente nera a Baldissera. I poveri si assomigliano in tutto il mondo. In che cosa si distinguono i cafoni dai mujik, dai culis, dai peones? In niente. È un altro modo che hanno in comune per sfuggire alle sciagure e alla disperazione. È il ricorso alla favola, alla magia dei sogni. Così Zompa ricominciò a raccontare le sue storie miracolose. Ferme! Fermatemi! Sentite un momento! Stanotte mi sono sognato Cristo e il Papa. Sono venuto attorno al fucile e su tutti i villaggi della Marsica. Cristo andava avanti e aveva sopra le spalle una grande bisaccia. E il Papa gli camminava dietro e aveva il permesso di prendere dalla bisaccia qualunque cosa che avesse giovato lì a fuori. I due viaggiatori si sono accorti che su tutte le villagge era la stessa cosa. Li cafune, litigavano, bestemmiavano, s'angustiavano e non avevano di che mangiare e ne vestì. Allora lo Papa si sentì afflitto nel più profondo del cuore. E lui che ha fatto? Pigliò dalla bisaccia una nuvola di pidocchi e la lanciò sulle case dei poveri dicendo: prendete, o amatissimi figli, e grattatevi tutti, così nei momenti di ozio qualcosa vi distrarrà dagli pensieri del peccato. Ma va al diavolo, zompa! Che te pozze, no? Papa! Di ladri maledetti. Lavora, non già pensare. Sì, ma i fondamaresi sono una brutta gente. Lavora. Venite fuori, venite fuori. Non facciamo vedere che teniamo paura. Avanti, spara! Aspettate a spara! Safia, no, no! Razza di là! Sì,
forza! Ecco Donna Bacche! Finalmente! Venga, venga! Benvenuto, monsignor. Buongiorno, padre. Donna Bacche! Lo vedete i sacrifici che faccio per voi? Zompa, come va? Papa Sisto, Giovanni, come andiamo? Sono venuto perché voglio più bene a voi che a me. E siccome vi voglio bene, vi dico, non vi mettete contro l'impresario. È un uomo pericoloso. Un demonio come quello non sarà mai visto da queste parti, credete a me. Ma se è un demonio, perché non gli fa la fattura? Zompa, la chiesa non può far niente con uomini come quelli. Voi siete troppo ignoranti, figli miei. Cercatemi di capire. Io sto che lei se lo so già visto. L'ultima volta che sono stato in città mi pare lo portava l'impresario. Se mai visto un demonio con un canonico al servizio suo? Ma non mi vergognate di stare con quelle che ci affamano. La violenza calpesta gli innocenti, ma viene raggiunta dalla spada invincibile della legge divina. Ricordatevela. Avete ragione, avete ragione. Se noi accontentiamo l'impresario, lui ci ricostruisce la chiesa. Sì, sempre così. Sempre le stesse promesse. Ma poi per noi altri non si fa mai niente. Sì, ma se l'impresario ci ricostruisce la chiesa. D'altra parte dovete ricordare che è stato Dio a stabilire. Tu ti guadagnerai il tuo pane con il sudore della fronte. Dio lo volesse. Magari il mondo fosse regolato secondo questa legge. Perché? È così. Non lo so. Magari mi potesse guadagnare un pezzo di pane con il sudore della mia fronte. Ma invece che cosa succede? Succede che io mi devo sudare pure il pane di chi non lavora. Si può essere utile alla società anche senza zappare. E come dice nostro signor Padaterra? Dice, tu ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. Eh? Ma perché lui non dice veramente come stanno tutti i fatti? Che oggi tu il pane te lo guadagnerai sputando lo sangue dei polmoni o spezzando dalla spina dorsale. E qualche volta ci rimette pure la pelle. Io mi occupo di religione e non di politica. E guarda che lo Padaterra parla chiaro. Tu ti guadagnerai il pane, lo pane. Don Abba non dice tu ti guadagnerai lo caffè o i maccheroni o il liquore dell'impresario, eh? Se tu avessi fatto lo prete, tu saresti stato un ottimo predicatore. Avanti. Avanti. Io predicatore, parlo bene tu con la panza. Mangi, bevi, dorme, stai tranquillo. Panza piena, non credo lo digiuni. Ce lo so detto. Fermi un momento. No, devo andare a Iello prima dell'alba. Ci sta la chiamata del bracciante. Ma la sassaiola, stamattina non ci stavi. Ma mi sai di che c'entri io con l'acqua? Io fino a mo' mi sono sempre occupata delle fatte della gente. Pure troppo. Ho fatto 30 anni, Irvi. 30 anni. E quello che tengo è un letto di paglia. Non è cosa giusta. Se è per me che fai così. Ricordate che ho cominciato a volerti bene perché sapevo come la pensavi. E mo' ti ci metti pure tu. No. Ci vediamo stasera. Va bene.
Papà, mo vengo. Subito. Sentimi, non può mancare in una giornata come oggi. Perché? Che è successo? Stanno arrivando tanti carabinieri che sembra la guerra. Elvi, bisogna fare qualche cosa, ti dico. Ma c'è bisogno di Berard. Dimmi dove sta. Dimmi dove sta. Non lo so dove sta. Forse verrà più tardi. Tutta l'acqua nostra! Non erano questi le padri! Ladri! 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 L'acqua! L'acqua bene, metà a voi e metà a noi! Queste tutte lo sanno! Precise disposizioni perché fossero tenuti lontani. E guardi, guardi qui invece cosa stanno combinando. Io cerco di calmarli. Forza voi, avanti con i lavori, non ho tempo da perdere io. Mi pare che la sicurezza non sia garantita. Comandante, mi meraviglio di lei. Che ci sta a fare la forza pubblica qui? Faccia schierare gli uomini! Signor sì! Avanti! Calma! Calma! Disgraziati! Calma! Chi sono qua io? Non avete più fiducia in me? È così che credete di fare i vostri interessi? Fate qualcosa voi! Se no qua succede il Funimon! Farò l'impossibile! È una causa disperata! Siete voi che avete compromesso tutto con le vostre stravaganze! Così ci ha rubate tutta l'acqua! Non erano questi gli accordi! Vabbè, facciamo così! Una commissione di anziani venga con me, gli altri restino qua! Scarpone! Se permettete scelgo i rappresentanti. Allora! Scarpo, Giovanni, Battistella, Zomba, Papasissa. Discutiamo. Non vi fate imbrogliare perché ladri sono. Vogliamo andare. Il presente contratto ha per oggetto la deviazione delle acque del fiume Fondamare, che nasce dal Monte Velino e sfocia nel fiume omonimo. Il nuovo ramo si estenderà fino alla sottostante vallata, proprietà del signor Mauro Di Beri, qui presente. Si stabilisce che 3/4 dell'acqua siano incanalati in giù fino a valle e 3/4 dell'acqua che rimane vadano a beneficio dei campi di proprietà dei fontamaresi. Onde evitare l'errata interpretazione del presente contratto, in fede una rappresentanza dei Fondamara conferma quanto sopra con un'incondizionata accettazione. E per me il contratto è chiarissimo. Per noi no, ce lo spiegate voi. 3/4 dell'acqua andranno nel letto tracciato dal comune. I 3/4 dell'acqua restante continueranno a scorrere nel vecchio fosso. Ma l'accordo era 3/4 e 3/4, cioè parti uguali. Parti uguali un corno! L'acqua di Fondamara
e la maggior parte deve restare a Fondamare, che sia chiaro per tutti quelli... Ma avete sentito? Neanche quelli della commissione sono d'accordo fra loro. È incredibile. In qualità di capo del comune ordino il proseguimento dei lavori. Avanti, no, voi! Carabinieri, allontanate questa gente! Malacca di via. Fondamare, e voi... Basta! Ma che basta? No! Lasciate stare i fontamaresi, è brava gente! Io lo so bene, non lasciate stare! Scarpone! Stop the boat! Che avete deciso? Senti, non c'è niente da fare! Ce lo sapevo! Niente! Incredibile! Lavorate voi! Lavorate! È pazzesco! Ladri, aridacce l'acqua! Guardate, mi pare che la situazione si sta facendo un poco troppo tesa. Ora me ne occupo io, eh? Non erano questi, ladri! Hai detto tre quarti e tre quarti, metà e metà! Venditori, ladri! Signori, cerchiamo un accordo. I fondamaresi subiscono una perdita. Hanno ragione. Facciamo che non sia eterno. Mettiamo un termine. 50 anni. Piuttosto ci facciamo scannare. Preferiamo andare tutti in galera. Ladri! Guarda, Muriali, che posso averne tanto, sono ladri. 50 anni sono troppi. 50 anni sono troppi. Facciamo 10 lustri. 10 lustri e non se ne parli più. Avete sentito? 10 lustri! Ha accettato! 10 lustri. No. Avete capito? 10 lustri! 10 lustri. Che cosa significa? Che cosa significa? Ma questo è un altro imbroglio. No! Questo è un imbroglio! Ma tu ci credi proprio a tutte le promesse di Don Circostanza? No. Però lui crede alle mie. Gli ho detto che se stavolta non mi trovo la maniera di partire, quando è vero che mi chiama Berardi, gli mangio lo fegato. E lo troverà il modo di farmi partire. Gioa, piuttosto, non so come dirtelo. Sai, devo partire. Berardi, servono soldi. Ho capito. Un piccolo prestito. Di me ti puoi fidare. Eh beh, so tempo brutto per tutto quanto. Ma per te vedrò di poter fare qualche cosa. Anch'io ho qualcosa da chiederti. Tutto quello che vuoi. Se parti, te porteresti mio figlio con te? Ma non è troppo giovane. Appunto.
È troppo giovane per sopportare la condanna di viva a fondamare. Non voglio che patisce quello che ho patito io in tutta la vita. E io sono troppo vecchio per poter partire. Perciò, se te lo porti con te, me l'hai venuto peso dal cuore. Giovanni, Antonio è come un fratello per me. Tu e Maddalena potete stare tranquilla. Lo so. Un'altra cosa ti deve cercare. A quell'uaglione non lo fa lavorare più di 10 ore al giorno. Va buono. Bene, prima di venire da te ci siamo riuniti in parecchio. Ci sta un sacco di gente che aspetta in mezzo alla strada. Io sono convinto che bisogna fare qualche cosa. Io ho già fatto pure troppo. Questo non è un tradimento. Per anni si è detto non ti fa mettere i piedi sul collo da nessuno. E mo che tutto il paese lo pensa come te, tu dici arrangiatevi. Lasciatemi in pace. Non siamo noi che non ti lasciamo in pace. È l'impresario che non ci lascia in pace. Ma come te l'hai da dire? Io non voglio andare in galera per l'acqua vostra e per la terra vostra. L'ultima parola, Barà. Andiamocene, va. Non vuoi venire? Berardo Viola tiene paura. Berà, lascia perdere, oramai è meglio che parti. Ce l'hanno più che te che con l'impresario. Eh...